dai, sono a posto. Andiamo avanti, di cosa parliamo? Parliamo di quando funziona lo spam. Adesso ribalto un po' tutto quello che hanno detto i colleghi fino adesso. Che bello. E allora, a cosa serve tutto questo? Ci sono una serie di cose in questa slide. Ci sono infografiche, ci sono podcast, ci sono contenuti testuali, documenti online, blogging e bla 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 bla. Sono una serie di tecniche che servono per prendere visibilità in rete. Questo che cosa produce nella realtà? Qualcuno ci arriva? Link. Questo nella realtà produce link. E quindi sono delle strategie che vengono utilizzate dai SEO per fare anche link building. Sono delle strategie un po' costose probabilmente, alcune, tipo il webinar, ma rispondere in un sito di question and answer, mettere un link, rispondere a un forum, mettere un link, più o meno non è costoso. Ma quello che si fa qui, o quantomeno quello che fa il SEO qua, quando utilizza queste tecniche, non è altro che emulare il comportamento normale che potrebbe succedere in una startup, per esempio, ok? Quindi in qualche maniera tutto questo serve a emulare un comportamento, fare link per entrare in SERP. C'è qualche cosa che inizia a non andare, ok? Perché entriamo in SERP? Ma entriamo in SERP come? Perché lo vogliamo noi, ok? Non perché il mercato ha detto questo sito è buono e sta entrando in SERP, ma perché c'è un SEO che con il suo lato malefico da qualche parte ha introdotto delle tecniche che hanno portato delle menzioni a quel sito tramite link, e quel sito ha iniziato a crescere. Quindi la SEO in qualche maniera si mette in mezzo fra il sito e il database di Google. Siete d'accordo con me? Cioè Marchetti fa l'FBN, ok, benissimo, bravissimo. Gli altri fanno l'FBN, ok, benissimo, bravissimo. Anche io faccio l'FBN, ok, benissimo. Nell'FBN gli metto contenuti buoni, e l'FBN si indicizzano, quindi entrano dentro il DB di Google. Ma quel testo che è entrato dentro il DB di Google non è che è testo talmente tanto informativo che le persone entrano e dicono wow, che bella cosa, eppure è entrato dentro il DB di Google. Quindi in qualche maniera io questa cosa la chiamerei spam, ok? Allora, cosa fa Google per far sì che questo spam non sia così aggressivo all'interno delle sue SERP? Perché dico spam? Perché comunque se Google è un'azienda, Google deve fornire un servizio, se non fornisce quel servizio noi non ci andiamo più. Quindi se là dentro noi abbiamo solo risultati portati da noi, dai SEO, che hanno capito in che maniera fare per portare i siti là dentro, chiaramente Google fallisce. Cosa fa Google invece? Mette degli algoritmi, ha aperto uno zoo, ci sono tanti animali che vengono verso di noi e ci dicono io faccio questo, io faccio quest'altro, banalmente, cercano di mettere delle pezze. Però io immagino un po' Google come un octopus, no? Un polpo che mette le sue granfie ovunque, ma alla fine qualche buchetto c'è e da qualche parte acqua entra. Content is the king. Quante volte l'avete sentito? Troppe. Troppe, diciamo all'infinito. Diciamo che questa è una delle cose che fino ad adesso, cioè ora se ne parla sicuramente, fai contenuto grande, fai grande contenuto e sicuramente entri in SERP e avrai posizioni, bla bla bla. Ciò comporta che non era dove c'è il cellulare, andiamo di scroll, fai un contenuto di 4K, cioè di 4000 parole, e quando lo scrolli con il cellulare ti addormenti, giusto? Mentre fai un video sul cellulare, fruibile, premi, ok, è finito in un minuto. Quindi molti siti però hanno capito il trucco e lo utilizzano ovviamente alla grande. Ci sono due cose, vado veloce, ho poco tempo, ci sono due cose sulle quali ragiono per portare avanti questa tesi, no? Io lavoro anche nel settore adult, dove nel settore adult quando si mette un annuncio erotico sicuramente non si mette solo da una parte, ma si mette in 10 milioni di siti. Quindi capirai che quel contenuto, quell'annuncio è un contenuto che è stato messo sul web, lo metto su tanti siti ed è sempre la stessa cosa. Ok? Quindi cosa comporta questo? Che ci saranno una cinquantina di siti che hanno sempre gli stessi annunci. Ok? Quindi il contenuto è sempre uguale. Secondo voi è contenuto buono quello per Google? No, assolutamente. Potremmo parlare di un sito che tutti conoscete, per esempio Trova Prezzi, lo conoscete? Yes. Lo conoscete tutti, ok? Su Trova Prezzi, quando voi entrate e guardate l'articolo, cosa trovate? Una descrizione. Quando cliccate andate sul sito dove rimanda Trova Prezzi, dove loro hanno l'affiliazione. Ma quella descrizione dove è stata presa? Dal sito. È stata presa dal sito, quindi il contenuto è originale là? No. Content is the king? Ma sti cazzi.
Direi, assolutamente no. Eppure loro hanno capito qual è il trucco e non è una startup quella, quella è un'azienda dove c'hanno un casino di dipendenti, dove fanno un fatturato gigantesco, gigantesco, 7 pizze. Andiamo avanti, guarda qui. Allora, avendo pensato a queste cose, ho detto, ok, faccio un piccolo test così, vediamo cosa porta, vediamo cosa ne esce fuori. Questi sono i soliti pensieri che i SEO hanno in testa mentre lavorano, pensano, dicono, aspetta, faccio pure questa cosa, e nell'altro computer fai altro. Ho creato un sito che si chiama zainoscuola.org, ho trovato questo dominio secco con estensione.org, ho detto, ma ci proviamo. Ho messo dei contenuti, li ho fatti scrivere su Me la Scrivi, conoscete Me la Scrivi? No. Ok, Me la Scrivi è un posto dove praticamente si vendono contenuti editoriali. Tu puoi iscriverti là e vieni retribuito se scrivi, e invece io pago e mi faccio scrivere gli articoli, ok? Quindi mi sono fatto scrivere dei contenuti e l'ho lasciato là per un po' e non ha fatto nulla. Questa è l'estrapolazione del tool Majestic, qua faccio vedere che TrustFlow e Citation Flow, non so come si pronuncia, è a zero, quindi praticamente per quanto riguarda le metriche del dominio da questa parte siamo abbastanza scarsi. Se vado avanti faccio zainoscuola.org e magicamente non ci sono backlink, perché sono sulla tab backlink e mi dice non ci sono risultati. Il che non è proprio verissimo, perché forse qualche link c'è, però lui non l'ha trovato. Questa invece è l'estrapolazione al tool di SEMrush. Vediamo che ci sono 775 keyword indicizzate sul sito, quindi sono entrate su Google in qualche maniera, giusto? Ho spammato in qualche maniera dentro Google, ho ingigantito quel DB, ok? E ovviamente lui mi dice che faccio un traffico realmente basso. Questa è la distribuzione della posizione organica, si vede poco la slide, comunque ci sono molte delle pagine praticamente sono alla fine delle richieste che l'utente fa su Google, e questo è il traffico che è il sito. Stiamo parlando di un sito piccolo, ma è un esperimento, ok? Vi do un input, vi faccio capire cosa può succedere sul web. Questo è il traffico che va, diciamo, da aprile fino a ottobre 2016. Il sito faceva pochissimo traffico, e io ad un certo punto ho detto, sai che faccio? Riesco io, mi dai il tempo, per favore? 8 minuti. Ok, mi rimangono. Okay. No. Ah, sì, perfetto. Vabbè, siamo là. Hai 7 minuti. Ok. Allora, quello è il traffico, ho detto, proviamo a fare una cosa, proviamo a ingigantire un attimino il DB di Google. Ok, Marco si mette dall'altro computer e inizia a fare, ingigantisco in qualche maniera il DB di Google. Il traffico improvvisamente sale e sale per settembre. A settembre i bambini iniziano ad andare a scuola. Ok, quindi non solo ho ingigantito in quel momento il DB di Google, ma in quel momento io ho inserito i miei risultati mentre la gente li stava cercando. Quindi anche se entravano in SERP per uno o per due giorni, io da quell'entrata in SERP guadagniamo qualche cosa. Questo è il risultato del mese di settembre su questo sito, dove praticamente facevo pochissime visite e dove ci ho impiegato, sì e no, 3 ore di lavoro. Ok? Su 3 ore di lavoro ho fatto un fatturato per Amazon con l'affiliazione sua di 4.276 euro e io ne ho fatti 262. Direte, beh, 269 euro sono spiccioli, che vuoi farci? Però se voi nella metrica del ROI inserite anche il tempo e vedete quanto ci siete stati a fare questa cosa e questa cosa pensate di portarla in scala e farle diverse di queste cose, vedete che i numeri iniziano a cambiare. Sono 90 euro l'ora. Dobbiamo fare dopo. Questo ti invito a aprire zainoscuola.org e vedere cosa c'è, ma vi invito tutti a farlo in questo momento, non per cliccare sull'affiliazione, ma per vedere in che maniera è strutturato quel sito. Allora, che cosa ho fatto? Parliamo di keyword, mi dispiace carissimo, ma quello che faccio è un po' spam puro. Sono andato su un tool che si chiama keywordtool.io, ho scritto zainoscuola, lui che cosa fa? Mi risponde con tutti i risultati che potrebbero uscire nel suggest di Google. E io cosa ho fatto? Li ho copiati tutti, e ci sono stato 2 secondi perché il tool mi permette di farlo, li ho copiati tutti e me li sono messi su Excel. Bravo Marco! Zainoscuola 2016, zainoscuola media, zainoscuola Amazon, zainoscuola superiore, eccetera, eccetera. Molte di queste keyword che sono là dentro sono le keyword che nessuno potrebbe inserire all'interno di un piano editoriale, perché sono veramente tante e sono di coda lunghissima. Cosa succede? Ho preso un plugin
comprato un plugin che costa pochi spiccioli, che mi permette di inserire uno shortcode all'interno di WordPress. Lo shortcode non è altro che quel codice. Se io lo inserisco all'interno dell'articolo di WordPress, lui a front-end mi dà una lista di bestseller di Amazon con, che cosa? Con la descrizione presa da Amazon. Quindi perfetto, quello che mi serviva, tipo trova prezzi. E me lo fa in automatico. Allora, cosa fare con questo shortcode? Perfetto, Marco, automatizziamo un pochettino il tutto e facciamo lavorare il computer al posto nostro. Benissimo, mi apro Excel, mi faccio delle colonne su Excel. Da una parte metto la categoria, metto il titolo, quindi Zaini Scuola Bambini 7, Zaini Scuola Bennett, Bambina 7, Bimba Amazon, bla bla bla, tutte delle keyword che comunque non avrei mai utilizzato per fare una pagina sola. Dopodiché mi sono ripreso la stessa del titolo, la stessa colonna del titolo, e l'ho riportata là, e non ho fatto altro che concatenare le ultime tre colonne, creando uno shortcode completo. Ok? Quindi ho banalmente preso le keyword, e per prendere le keyword ci ho messo 3 minuti, incollato qua dentro, per metterle qua dentro ci ho messo 10 secondi, creare il file ci avrò messo altri 3 minuti. Dopodiché mi è bastato semplicemente mappare il CSV. Che significa mappare il CSV? Da Excel l'ho estrapolato, l'ho salvato come CSV, ho utilizzato un plugin che si chiama WP All Import. Questo plugin mi ha permesso, è a pagamento, ma c'è anche la versione gratuita e ci sono delle estensioni che sono molto utili per Yoast, per WooCommerce, eccetera, eccetera, mi ha permesso semplicemente di prendere ogni colonna del CSV che io ho realizzato e portarla dove volevo all'interno dell'articolo di WordPress. Quindi ho preso la colonna categoria e l'ho trascinata proprio fisicamente, così ho preso la colonna categoria e l'ho trascinata dove va la categoria di WordPress all'interno del contenuto, ho preso la colonna titolo e l'ho messa sul titolo, ho preso la colonna shortcode e l'ho messa dentro l'articolo. Ho messo run, file, e lui si è caricato tutto quello che c'era all'interno del CSV e l'ha messo dove? Dentro il mio blog. Quindi adesso se guardate quel sito voi troverete una serie di articoli inseriti là dentro che non è altro che spam puro, perché se passasse probabilmente un cuore di reader direbbe bello questo sito, talmente bello che gli mandiamo una mail a Marco, gliela mandiamo in Search Console, se non è in Search Console lo chiamo al telefono e gli dico che quel sito non va bene. Ma tutto questo è semplicemente per farvi vedere e capire che non è sempre la solita solfa, non è sempre metto link o faccio questo o faccio quello perché li sto leggendo sui post, sui blog o perché mi sono documentato da qualche altra parte. Se voi iniziate a funzionare il cervello da qualche parte troverete un buco su Google e probabilmente potreste entrare anche voi là dentro.